La corazzata Inter si incaglia a Genova contro una Sampdoria veloce e ben equipaggiata dopo aver collezionato 5 vittorie in 5 trasferte al sesto appuntamento esterno. I nerazzurri rallentano consentendo alla Juventus di avvicinarsi pericolosamente al vertice della classifica. E dire che il match contro la Sampdoria si era messo sul binario giusto per gli uomini di Simoni. Dopo 9 minuti infatti Ronaldo riesce a liberare la sua fantasia. La combinazione con Simeone annichilisce la difesa bucerchiata ed il fenomeno piazza sul primo palo la botta vincente. Ti aspetti ora il colpo del KO, invece è la Sampdoria a prendere in mano le redini del gioco. Montella e Signori sembrano conoscersi da una vita e si cercano con grande puntualità. Proprio Signori alla mezz'ora entra in area, viene affrontato da Colonnese e cade. Treossi è vicinissimo all'azione e decreta il calcio di rigore tra le vibrate proteste dei nerazzurri. Sul rigore penso che quando un terzino tocchi un attaccante, e se l'abbia fatto apposta o non, sia sempre rigore. Il contatto c'è stato, se poi è meno evidente rispetto a quello che mi ha fatto Pagliuca, questo lo posso dire anch'io, però il contatto anche con Colonnese c'è stato. Ma io sono sicurissimo che non c'era contatto. Mi dispiace perché purtroppo un giocatore come lui continuava dopo a dire che era rigore. Invece io sono certo, non ho rivisto l'intervento, però sono sicuro al 100% che non era rigore. L'arbitro che cosa ti ha detto a questo proposito? Io gliel'ho detto, dico, lei era vicino, ha visto, penso che abbia visto benissimo. Detto, spero di aver visto bene. Dico, vabbè, se uno a 10-12 metri non vede bene, allora io sicuro non ho visto e ritengo che il rigore ci potesse anche essere. Speriamo, io lo spero. Dal dischetto Montella non fallisce la trasformazione, per lui già 6 reti in questo campionato. Sulle ali dell'entusiasmo la Sampdoria costruisce diverse palle gol, ma non le concretizza. Poi sul finire del primo tempo Simeone cintura Veron e viene espulso. Nella ripresa entra Klisman ed esce Signori, una mossa che a bocce ferme non ha convinto neppure lo stesso Boskov. Può essere ho sbagliato io perché non volevo giocare con 3 punte. Quando abbiamo avuto un giocatore di più e quando abbiamo cominciato il secondo tempo. Può essere, se loro hanno giocato, se noi abbiamo giocato con 3 punte, può essere Inter si deve difendere con un centrocampista di più, può essere potremmo avere vantaggio. Però devi contare una cosa, meglio giocare 1-1, un punto che con un contrapiede con Ronaldo si può perdere partita. L'Inter, pur essendo in inferiorità numerica, ha tenuto molto bene il campo e questo fa ben sperare Simoni per l'immediato futuro. In 10, in effetti, come hai detto, non ci siamo accorti che eravamo in un uomo in meno, sia per il possesso di palla, sia per le azioni che abbiamo fatto a cercare il secondo gol. Adesso ci buttiamo con tutte le nostre attenzioni, non sull'uomo viola, però sulla partita di martedì, alla quale teniamo tantissimo e cercheremo, se siamo in queste condizioni, penso che il risultato di 2-0 si possa ribaltare. Sul finire della partita i 35.000 spettatori del Ferraris si alzano in piedi ad applaudire Ronaldo, protagonista di un'azione straordinaria. Ma l'ultimo sussulto lo regala Veron, che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Negli spogliatoi Pagliuca pensa ai prossimi appuntamenti dell'Inter, mentre Signori rivolge un pensiero alla Lazio.